vivere immersi nel presente, vivere hic et nunc, senza pensare al passato e al futuro. E sono stato invitato a commentare un brevissimo video, di qualche anno fa. Questo brevissimo video che io ora commento mi è stato inviato dalla amica artista Rita Cavallaro. Io il video che ora commento lo inserisco nel riassunto con il link, così voi, dopo aver ascoltato questo mio video, potete andare ad ascoltare il video che trovate nel riassunto di questo video qua. E è un video molto breve, è un video molto breve, molto breve. E è stato caricato su YouTube da Alessandra Gioia Morri ed è intitolato Presenza mentale. I protagonisti sono due, un signore di mezza età e un giovanotto. E il signore di mezza età insegna al giovanotto a liberarsi di tutto ciò che nella sua mente lo soffoca. Gli insegna a godere del presente, ad assaporare il presente, senza pensare al passato, ma soprattutto senza pensare al futuro. Ora si tratta di un video molto, molto, molto suggestivo. Molto suggestivo, bello, bello. E io lo considero un po' una favola bella, come avrebbe scritto Gabriele D'Annunzio, anzi come scrisse Gabriele D'Annunzio nella pioggia, del Pineto, la favola bella che ieri ci illuse e che oggi ci illude o Ermione. E perché questo signore che insegna al giovane o che incita il giovane a vivere nel presente, a assaporare il presente, hic et nunc, liberando la mente da ciò che la soffoca e che riguarda il futuro, è un video, ripeto, molto molto suggestivo, ma è una favola bella che non si può realizzare perché è facile dirle queste cose, ma potrei far presente, potrei obiettare che questo signore che è un saggio, che insegna al giovane a vivere nel presente, ad assaporare il presente, a sua volta ha dovuto percorrere un percorso che si basa su un processo di civilizzazione. E questo signore che fa il guru, fa il maestro, fa il filosofo, e certamente avrà già raggiunto una posizione per poter vivere decentemente. E è una favola bella, una favola bella. È un sogno perché soltanto un sogno ci può suggerire che noi possiamo vivere nel presente, dimenticando gli affanni, i nostri affanni del passato e dimenticando che dobbiamo procedere verso il futuro. Cari amici, cosa dire? Ripeto, alla mia amica Rita Cavallaro, è un video suggestivo, bello, ma è una favola, perché noi purtroppo abbiamo
abbiamo la coscienza è quell'organo, si fa per dire, quell'organo che non hanno tutti gli altri esseri viventi. Magari gli altri esseri viventi hanno una dignità come la nostra e anche migliore della nostra. E loro, per esempio, gli uccelli hanno le ali per volare, non hanno bisogno degli aeroplani, hanno capacità intuitive che noi non abbiamo, e però loro non hanno la coscienza. Io non è che sto celebrando la coscienza, per carità, perché non la sto celebrando per niente la coscienza. La coscienza determina la nostra infelicità, però il fatto è che noi abbiamo la coscienza. La coscienza vuol dire consapevolezza, ma di che cosa? Consapevolezza di stare qua al mondo e di esserci per poi dover morire. Forse anche gli animali hanno la consapevolezza di dover morire, però non è una consapevolezza, diciamo così, chiara e distinta come quella umana. Basta riflettere sul fatto che, per esempio, noi esseri umani, purtroppo, davanti ad uno specchio, noi ci riconosciamo. Se ci mettono davanti a uno specchio, diciamo sì, quello là sono io. Ci riflettiamo, si dice a una persona prima di agire, e prima di agire rifletti, cioè fai riflettere le tue idee, confrontale, e gli animali non si riconoscono davanti a uno specchio, fortunati loro, e ripeto, loro hanno delle capacità che noi non abbiamo. E noi abbiamo la coscienza che loro non hanno. E la coscienza, come dice Shakespeare nell'Amleto, la coscienza ci fa tutti vili. Io direi la coscienza ci fa tutti infelici. E la coscienza vuol dire pensare al domani. E questa è la coscienza. Cioè, coscienza vuol dire pensare al domani. E il domani c'ha come meta finale la morte. E dici, non ci pensare, come si fa a non pensarci quando c'è la gente attorno a noi che muore? E uno deve pensare pure che se tutti gli altri muoiono devo morire pure io. Non è una questione statistica, è una questione scientifica proprio, e quindi Glück et Nunc riguarda gli esseri viventi che non hanno la coscienza. Io non credo che una pianta abbia la coscienza di dover morire, non credo che un animale abbia la coscienza di dover morire, forse lo avverte o sicuramente lo avverte, ma non con la pienezza che accompagna noi esseri umani. Tant'è vero che gli animali non hanno le cattedrali, non hanno le basiliche, non hanno i cimiteri, non hanno le università. Non hanno l'università, non hanno i libri, non hanno le scuole gli animali. Noi invece abbiamo le piramidi, abbiamo il Colosseo, abbiamo le cattedrali, abbiamo i cimiteri. E quindi, ripeto, il video che mi ha dato da commentare la mia cara amica Rita Cavallaro, che tra l'altro è un'artista, è un meraviglioso sogno. Che meraviglioso sogno, è proprio appunto come scriveva Gabriele D'Annunzio nella quella meravigliosa poesia che è La pioggia nel pineto, è la favola bella che ieri ci illuse e che oggi ci illude, o Ermione. Ecco, ma forse noi abbiamo bisogno di favole. Abbiamo bisogno di favole. Nel mezzo del cammin di nostra vita le favole ci aiutano ad andare avanti, ok, cara amica Rita Cavallaro, questo è il mio commento, perché questa, cara, è la mia storia della filosofia, e questa è la mia ultima opera,
la mia ultima opera, e qua c'è anche la stirpe del serpente che tu tanto bene, cara Rita Cavallaro, tu tanto bene hai recensito in alcuni video. A te, cara Rita Cavallaro, e a tutti voi, tanti cari saluti da Serafino Massoni.